Ciao segno dell'Ariete, benvenuti e bentornati sul canale Tarocchi Polvere di Stelle. Vediamo come sarà il vostro mese di maggio. Allora, vediamo l'energia generale per il mese di maggio per il segno dell'Ariete. Ariete, energie generali per il mese di maggio. Ariete, energie generali per il mese di maggio. Energie generali per il mese di maggio. La nuova visione. E la coscienza, quindi è un ariete che ha fatto molta introspezione, è un ariete che da adesso in poi avrà una nuova visione di quello che è, di ciò che gli accade, di quello che gli è accaduto, di quelli che sono gli eventi. Vediamo un pochettino anche che cosa ci dicono i tarocchi per il segno dell'ariete nel mese di maggio. Mese di maggio per il segno dell'ariete. Mese di maggio per il segno dell'Ariete. Mese di maggio per il segno dell'Ariete. Ariete, mese di maggio. È un Ariete che dopo tanto dolore vuole abbassare le sue difese. Quindi vediamo un po'. È ancora un ariete un po' indeciso, ha ancora dei ricordi dovuti a uno shock avuto nel proprio passato. È un ariete che comunque è sempre in attesa di qualcosa o di qualcuno. Vedo ancora un ariete un po' bloccato, sia per quanto riguarda la questione lavorativa, sia per quanto riguarda la questione sentimentale. Un ariete che comunque è un po' spaventato, vuole il giusto avere, il giusto dare, vuole amare, ma nello stesso tempo è un po' spaventato. È un ariete che comunque. È come se vivesse sempre delle situazioni che gli fanno come rivivere sempre le stesse situazioni. Ha questa sensazione e di conseguenza nel pensare a come avvengono le cose, gli shock che ha subito nel passato riemergono sempre. È un ariete che vuole uscire da uno stato di noia, è un ariete che vuole entrare comunque con questa papessa nel suo pieno potere. Incomincerà ad ascoltare il suo intuito e inizierà a voler offrire un qualcosa a qualcuno, creando così un qualcosa di stabile. Qui mi esce principalmente la vita sentimentale. Vediamo un attimino anche a livello lavorativo, se ci dicono qualche cosina di più, prendiamo degli altri tarocchi. Vediamo per l'Ariete, proprio nello specifico per la questione lavoro. Guardiamo nello specifico la questione lavoro perché la questione sentimentale direi che mi è uscita perfetta. È un ariete che comunque nel momento in cui incomincia a ascoltare il suo intuito, cosa che sta già iniziando a fare, inizierà a creare qualcosa di stabile. Nello specifico per il lavoro nel segno dell'ariete, lavoro per il segno dell'ariete nel mese di maggio. Segno dell'Ariete mese di maggio. Ovviamente io giro sempre i video quando piove, quindi abbiate un attimo di pazienza. Per chi mi conosce lo sa, vi chiedo scusa. E vediamo. Lavoro per il segno dell'Ariete nel mese di maggio. C'è stato un qualcosa che ha creato
sacco di pensieri a livello lavorativo, si hanno avuto anche delle perdite, ma potrebbe anche essere dovuto al periodo che ovviamente viviamo, perché non dimentichiamoci che tra cassa integrazione e licenziamenti la cosa non mi stupisce più di un tot, ma c'è in atto già un cambiamento. C'è in atto un cambiamento, un qualcosa che direi che sta andando a svolgersi in qualcosa di più stabile. Qui tutto ciò che preoccupava nel passato, direi che o ha creato preoccupazioni nel passato, sta andando proprio a disciogliersi. Per alcuni di voi si guarda anche ad altre opportunità. Altre opportunità, e con questo 6 di spade, io direi che queste opportunità voi le cogliete anche al volo. Dicevo, occhio anche a non cadere in un'energia, tra virgolette, del chi troppo vuole poi nulla stringe, nel senso, mi verrebbe proprio da dirvi questo. Fate le cose in maniera ponderata. Per alcuni comunque sì, si valuta anche un cambiamento. Per chi decidesse veramente di cambiare, io direi che di stare un po' attenti, perché quello che viene promesso in realtà mi viene quasi da dire che ha un fuoco di paglia. Questa soddisfazione personale che voi dovreste trovare non la trovate. Quindi io vi posso dire che in questo mese di maggio, se avete avuto dei problemi finora anche legati alla pandemia, quindi avete avuto delle perdite di denaro sul lavoro, questo va a migliorarsi. Per alcuni di voi che guardano anche ad altre situazioni, non entrate in un'energia di volere di più, di possesso, non entratevi in quell'energia perché potreste avere delle delusioni. Per quanto riguarda comunque sia quello che è stato finora, le cose vanno a migliorare. Vediamo ancora un attimino proprio nello specifico la questione amorosa, proprio specifico e amore per il segno dell'Ariete nel mese di maggio. Non avevo ancora fatto la domanda, per quello che l'ho ritirata su. Amore per il mese di maggio per il segno dell'Ariete. Amore, segno di maggio per il segno, mese di maggio per il segno dell'Ariete. Ariete, mese di maggio, amore. Voi vi volete buttare dopo tanta sofferenza? Pensate comunque, avete ancora in mente quello che è il sogno della famiglia, ma in un certo senso la cosa vi spaventa anche un po'. Volete lasciare da parte i pensieri, siete ancora indecisi, state ancora valutando delle situazioni. Allora, quale carte che cosa mi vogliono dire per il segno dell'Ariete? Dopo tutto il dolore passato, incominciate a vedere la luce. È come se però voi non la voleste vedere pienamente. Si sta progettando davanti a voi qualcosa di stabile, questo l'avevamo visto anche nel generale. Voi ne uscirete vittoriosi, ma secondo me c'è ancora da mettere un po' in equilibrio quelli che sono i vostri lati ombra.
come se ancora non aveste questo totale equilibrio. Non vi preoccupate, tutto si sta svolgendo al meglio, tutto sta arrivando coi tempi giusti e con questa papessa finale direi che avrete proprio una visione chiara delle cose e riuscirete a dare retta al vostro intuito. Io per quello che posso dire per il segno dell'ariete, che direi che il peggio è passato, dovete solo lasciare da parte quelle che sono delle vostre paure, perché qualcosa di veramente bello si sta proiettando davanti a voi, un qualcosa di veramente stabile. A fondo mazzo abbiamo anche il re dei denari, che quindi mi rappresenta un uomo, una persona, un'energia molto, in questo caso uomo perché è un re. Il re di denari rappresenta comunque il padre di famiglia, la persona con cui si può contare, la persona che si è creata al suo lavoro stabile, è pronto per concretizzare. Quindi ragazzi, buona fortuna e con questo vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!